Dopo il naufragio, fui l'unica profuga a raggiungere la riva. Ho stretto la mano di mio marito fino all'ultimo. Sento ancora le sue unghie contro le mie dita. Sapete? Quella prima notte, quando lui disse «Condividiamo i nostri ricordi», io ebbi un po' di paura. Ma lui mi sorrise e spingemmo l'interruttore insieme. Sentì tutto. Per la prima volta vivevo tutto il suo amore per me. Era così caldo e così intenso che quasi faceva male. In questi ultimi 3 anni ogni giorno è stato come il primo giorno. Faceva molto caldo quel giorno. Nelle strade c'era un cattivo odore di plastica bruciata. Attraversai a piedi la città insieme agli altri bambini fino ad arrivare fuori Parigi. Nessuno sparò. La guerra era finita. Non so se avrò mai il coraggio di passare questi ricordi a mio figlio. Ma sapere che sono custoditi in un posto sicuro mi rincuora. Grazie al mio Sensen, scelgo di ricordare ogni momento importante della mia vita. Quelli belli e quelli brutti. Grazie al mio Sensen, mio marito è ancora vivo qui. E qui. Buongiorno, mi sente? Sì. Come si chiama? Neelin. Che hanno... Che cosa ha detto? Neelin. Dannazione, non era mai successo. Niente paura, rascheremo via quegli ultimi ricordi. Che anno è? Io non lo so. È il 2084. Sa dove si trova? No. Non è poi così resistente. Grazie per la sua collaborazione. Dottor Quaid? Sì. Questo soggetto mostra una certa resistenza. Completate i protocolli di sostituzione, poi mandatemela. Cancellerò le sue ultime rimanenze io stesso. Sì, dottore. Io non ricordo.
qualcosa di qua. Siete pregati di attendere in fila il vostro turno prima di sedervi sulla poltrona. Avanzare. Nile. Riesci a sentirmi? Sì. Stanno per cancellarti la memoria, Nile. Non permetterlo. Devo creare un diversivo. Sii pronta a muoverti quando lo dico io. Chi sei? Sono la voce che devi ascoltare se vuoi sopravvivere. Non lasciatemi sola. Siete pregati di attendere in fila il vostro turno prima di sedervi sulla poltrona. Anomalia di rete, quarantena provvisoria in corso. Grazie per la vostra presenza. Rimanete in fila. Questo ha attirato la loro attenzione. Nilin, la grossa saracinesca metallica alla tua sinistra sta per aprirsi. Se hai capito, muovi il capo. Sono connesso al tuo Sensen. Lo sentirò. La porta, passaci sotto. Ora. Paziente incustodito in zona riservata. Inviata unità di coercizione. Alzati, devi andare avanti. Ehi, ma dove sono? Ci sei quasi. Entra in una bara. Presto. Nilin, stai bene? No, voglio uscire di qui, tirami fuori di qui, ora! Calmati. Mi chiamo Edge. Devi fidarti di me, sorellina. L'ho appena fatto, fratello, e ora sono intrappolata in una bara. Devo prepararti a ciò che ti attende all'esterno. Il nostro nemico è Memorize, la mega corporazione che digitalizza e commercia ricordi. La chiamano tecnologia Sensen.
Il mondo intero ne dipende. Seguimi. Sì. Tu eri una cacciatrice di ricordi, Nina, la migliore. Gli altri cacciatori si limitano a saccheggiare ricordi, ma tu li remixi. E soprattutto, sei un errorista. Perché mi hanno fatto questo? Tu eri una rivoluzionaria. Il mio agente migliore. Ci battevamo per far sì che nessuna azienda ottenesse il monopolio delle memorie. Ma ho fallito. Ho arrestati e imprigionati. È tutto davvero molto interessante, ma devo uscire da questa bara. Ora! Le correnti ti porteranno allo Slam 404. Quando arrivi, ti spiegherò il mio piano. Piange! Guarda! Un nuovo noi! Dolore oscuro! Sto cercando da molto ormai! Paura! Dolore! Per tutto! Gesù! Sorella! Carne! Amica? Non faccio parte della vostra tribù. È così? Non voglio battere con te. Devi farlo, Nili. Questi ti ammazzano. Usa i tuoi press. Miserabili reietti lasciati a marcire nei bassi fondi di Neo Parigi. Miserabili? Io direi mostruosi. Sono i figli abbandonati dell'era Sensen. Esseri umani, come te e come me. Ombre della nostra vergogna. Qualcosa da temere. E un altro motivo per cui credere nella causa errorista. Chi è là? Ok, devi uscire di qui. Va a trovare Tommy e Micrania.
L'ho avvisato del tuo ritorno. Chi? È il gestore di un bar sopra lo Slam 404. Inizia col salire fuori da questo postaccio. Ti fornirò indicazioni all'occorrenza. Devo salire per uscire. Edge. Ma chi è questo Tommy? Tommy era il tuo migliore amico. Un ex cacciatore di ricordi ancora fedele alla nostra causa. Il suo bar è in una stiva sopra le chiuse dello Slam 404. Si chiama Leaking Brain. Non puoi mancarlo. A qualsiasi ora, Leaking Brain, i piatti del giorno, polpette di granchio croccanti alla Tommy e gamberi di foglia in salsa di Topaio. Lasciare bambino sconfitto! Indovinello, tribunato. Sedova, come un rapace inarrestabile. La famigerata cacciatrice d'Italia è sicuramente all'inseguimento della ricercata terrorista Nilin. Ricordate, guardacervelletti, furono Olga e suo marito David ad aggiudicarsi il premio vivo o morto nel 2082, relegando in centro. Prendi gli occhi! Là! Non là! Dove sono tutti? Deve pure esserci qualcuno quassù. Bambino sconfitto! Indovinello, chi volava? Là, non là! Dove sono tutti? Deve pure esserci qualcuno quassù.
Dammi la tua faccia! Unire! La tua faccia! Ho perso la faccia! Armelino, oh, la scarpa! Vino cattivo! Ho mentito! Le mosche mi mangiano! I cittadini? I Liber erano cittadini. Va bene. Ti credo. Su, sbrigati. Tommy ti sta aspettando a Licking Brain. Thank you.
Attraversa il mercato galleggiante fino a quel magazzino. Ho una scorciatoia per arrivare al bar di Tommy. Hai pettinato i capelli, una granata? Non mi interessa. Segno, sorellina. Col tempo ti torneranno anche altri ricordi. Ci sei quasi. Segui i droni di Tommy fino al suo bar. Bella scorciatoia, Edge.
Indietro non si torna. Sta zitto. Johnny vuole il mio cuore per Natale. Lo sapevi, Tommy? Qui sei al sicuro, Bob. Sta tranquillo. Edge ci è riuscito. Vieni qua, dolcezza. Neelin, è da una vita. Mi dispiace. Non ho alcun ricordo di te. Davvero non ricordi la mia bella faccia d'angelo? Spiacente. Beh, abbiamo tutti perso qualche pezzo qua e là in questa guerra. L'importante è che tu sia libera, dolcezza. Suppongo di sì. Mi sento persa. Una cosa per volta, sorellina. Togliamoti di dosso quei legacci. Quanto là è tuo. L'ho recuperato nel tuo covo, insieme alla tua tenuta da combattimento. Fortuna che ti hanno catturato in un giorno di riposo. Ora, questo è un modello 100% Neelin. Non come quello che adoperavo io. È troppo per me, sorellina. Tu sei l'unica in grado di usarlo. Che ti hanno fatto? A differenza tua, nella Bastiglia, io ci sono rimasto per l'intera durata del programma. Bene. Su, cambiati. La tua tenuta da combattimento è nell'armadietto. Johnny! Il vantaggio della gente del posto è che hanno tutti la memoria di un pesciolino rosso. Non c'è alcun rischio che ti venda a Olga Sedova. La cacciatrice di taglie è pericolosa. Implacabile. Rivolterà l'intero slam pur di catturarti. Non solo catturarla. Tipica guanta cervelli. Appena uscita è già al lavoro. Questo è per te!
David. Questa trasfusione mnemonica ha buone chance di guarire suo marito, signora Sedova. La condivisione di ricordi felici ha un effetto molto positivo sui pazienti. La sindrome che affligge suo marito è un caso classico. Eccesso di soppressioni mnemoniche, dipendenza acuta da inneschi mnemonici esterni. Rischio aggravato di identità alla deriva. In breve, l'inevitabile cedimento di una personalità già frammentata. Ecco, queste endorfine dovrebbero coadiuvare il processo e migliorare la sua ricettività alla trasfusione. Forza, David! Ricordati di noi! Ricordati di te stesso! Trasfusione di memoria completata. Non si preoccupi, la Ninfea è il miglior ospedale per il trattamento delle patologie mnemoniche. Tutto si aggiusterà col tempo. Sì, naturalmente. Ah, bene, i primi risultati sono incoraggianti. Dobbiamo fissare altre sedute, molte sedute. È un processo molto costoso. Continuate, dottor Quaid. Posso coprire il trattamento. La Ninfea è il miglior ospedale per il trattamento delle patologie mnemoniche. Tutto si aggiusterà col tempo. Sì, naturalmente. Ah, bene. I primi risultati sono incoraggianti. Dobbiamo fissare altre sedute. Molte sedute. È un processo molto costoso. Continuate, dottor Quaid. Posso coprire il trattamento. È il miglior
La condivisione di corpi ha un effetto sui pazienti. David! Questa trasfusione mnemonica ha buone chance di guarire suo marito, signora Sedova. La condivisione di ricordi felici è un effetto molto positivo sui pazienti. La sindrome che affligge suo marito è un caso classico. Eccesso di soppressioni mnemoniche, dipendenza acuta da inneschi mnemonici esterni. Rischio aggravato di identità alla deriva. In breve, l'inevitabile questa trasfusione mnemonica ha chance di guarire suo marito, signora Sedova. La condivisione di ricordi ha un effetto molto positivo sui pazienti. La sindrome affligge suo marito è un caso classico. Di soppressioni mnemoniche, dipendenza acuta da inneschi mnemonici esterni. Rischio aggravato di identità alla deriva. In breve, l'inevitabile cedimento di una personalità già frammentata. Ecco. Queste endorfine dovrebbero coadiuvare il processo e migliorare la sua ricettività alla trasfusione. Tachicardia? Strano. Dottore, che c'è che non va? È solo un po' agitato, niente di cui preoccuparsi. Cerchi di concentrarsi su dei ricordi sereni. Forza, David! Ricordati di te stesso! Figlio delle nuvole, perché strisci? Cosa? Le mosche mi divorano! Le mosche mi odiano!
Com'è possibile? I miei occhi! Schifoso, no! Degenerato! Muori! No! 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 Non sono qui per arrestarti. Vuoi ancora distruggere Memorize? Sì. Abbiamo un nemico comune. E chi se l'aspettava questa? Cioè, che bella sorpresa. Per tutti. So che Olga ha le sue ragioni. In realtà, una sola ragione. La grande Olga Sedova che si schiera dalla parte degli alloristi. Deve esserci qualcosa nell'acqua. L'ultima volta che ti arrestai eri giovane e scaltro. Solo perché non sei sulla mia lista non significa che possiamo farci un bicchierino insieme. Ok, Olga. Niente weekendino romantico, va bene? Ma Nilin ha un appuntamento con l'alta società. E la strada è ben sorvegliata. Hai qualche idea? Ah, ho di meglio che un'idea. Ecco la Nilin che conosco. Un mago. Nessuno sa far girare le teste come te. Prima mi dai una sberla. Poi rovini la mia piccola attività. Allora è un amore-odio il nostro. Andiamo, stiamo perdendo tempo. Grazie, Tommy, davvero. Sei sempre la migliore, dolcezza. È già fatto bene a puntare tutto su di te. Tutti contiamo su di te! Per quanto soffra ancora della mia amnesia, i rischi corsi da Tommy e Edge per liberarmi mi turbano. Adesso vogliono che punisca i pochi privilegiati di Neo Parigi. Edge parla di una missione clandestina da effettuare nel cuore della confortezza di San Michel. Di un duro risveglio di questo quartiere altamente sorvegliato, che lo renda fertile per i semi della rivoluzione. E perché no? Nonostante la sua sia una giusta lotta, è la sua amicizia a legarsi ai miei pensieri alla deriva. Perché i nostri nemici mi hanno cancellato la memoria? Sono davvero così pericolosa? Nel mio petto, nella mia gola, sulla punta delle mie dita, sento palpitare il potere che tanto li spaventa. E spaventa anche me. Il potere di prendere l'essenza di qualcuno, i suoi ricordi, e modellarla a mio piacimento. Riscrivere la sua storia. Essere come Dio. Il solo pensiero fa girare la testa. Se tale capacità rappresenta davvero quella che era la mia essenza, allora devo riacquisire ciò che mi è stato tolto.
Benvenuti nel quartiere di Saint-Michel. Grazie per aver scelto Erzedova. Buona caccia. Mi servirebbe una guida. Desolata, affari di famiglia da risolvere. Il tuo primo obiettivo si chiama Kaori Sheridan. Mi servono dei codici segreti nascosti nella sua memoria.